visto il senso della paura. Ragazzi, oggi mi trovo a Mérida, sono nel quartiere di Santiago, che è un suburbo della città. Città abbastanza grande, 1 milione di persone. Stiamo facendo un progetto qui per la Calvary Chapel, che è una chiesa fondata da un messicano che però ha studiato negli Stati Uniti, sta facendo un bel lavoro e stiamo rinnovando un po' l'interno, stiamo mettendo dell'internet caffè, così la gente può venire non solo in chiesa domenica durante la settimana per studi biblici, ma anche per fare internet e mangiare. Stiamo tagliando ora dei pallets che sono qua fuori, abbiamo pitturati, adesso li stiamo smembrando, li stiamo mettendo su questo muro, facendo dei disegni ad aringa, e poi abbiamo pitturato tutta quella zona nel fondo, pitturato questa zona qua. È un bel progetto, tutta gente che è venuta dagli Stati Uniti a dare una mano, e qua giù abbiamo mia moglie Jane che sta facendo la composizione floreale, Jane? O no? Cosa? Stai facendo la composizione floreale. Stiamo utilizzando tutto il materiale possibile e qui dietro c'è la chiesa centrale. Ovviamente ora è vuota, qua dove fanno le riunioni alla domenica. E qua c'è il resto del team che sta dismremando il tutto. Okay. Allora, come dicevo prima, siamo a Mérida e adesso siamo insieme con il mio carissimo amico Andrea, italiano, cioè, di dove? Di Venezia. Forza Nord, no, non dico di Venezia, Forza Milano, Venezia. Lui è il pastore della chiesa di Boca Raton, Florida, sì, da un paio d'anni. E quanti anni sono che vieni qui a fare questi progetti? Dal 2007, quindi probabilmente 15, 16, 17 volte che veniamo qua. Sono pros, siete pros. Dai, professionisti, stanno facendo un bel lavoro, veramente. Però si parlava, quello che mi ha colpito mentre eravamo insieme l'altra sera, Andrea è stato in Italia diverse volte recentemente, tanti di quelli che hanno perso quando ritorno, sono ritornato, per quelle cose mi sento a distanza, ma lui ha palpato, letteralmente palpato, una cosa che sembra stranissima, specialmente per gli italiani, cioè paura. Cosa sta succedendo? Cosa hai visto? Sì, proprio sento, ho visto il senso della paura. E credo che sia ovviamente portata dalle news, dai giornali, il modo in cui trasmettono. E poi noi italiani in qualche modo siamo sempre negativi, vediamo sempre... Sempre paurosi. So, quindi dicevo, i social media qui ne abbiamo molti di più. Rumble viene usato tantissimo, BitChute, che in Italia non credo sia conosciuto. Adesso Telegram sta veramente espandendosi, perché purtroppo altri social media, non li nominiamo, ma sappiamo quali sono, vieni censurato se dici qualcosa di diverso, anche se i dati fondati. Esatto. Censura, la cosa più strana che io abbia mai vista, cioè se fai tirannia per tutto. Esatto, quindi guardiamo i dati proprio che vengono dati dalla CDC, dalla nostra CDC, che è praticamente l'organo sanitario ufficiale, che sappiamo che non riportano neanche i dati veri, li aggiustano, ma anche prendendo quelli ti rendi conto che questa paura non sembra infondata. Assolutamente. Abbiamo parlato nell'ultimo video, ci parlava appunto di queste statistiche, magari rivedete le statistiche perché parlano da sole. E tra l'altro stamattina sto sentendo delle notizie sconcertanti proprio a livello di autopsie fatte su persone che hanno fatto il vaccino, e ci sono delle cose tremende che stanno venendo fuori. Però una cosa che a mio avviso è importante trattare è: tanti parlano, vaccino, non vaccino, che lo facciamo, che impazzo, non lo facciamo. Cioè ci si focalizza sempre sul temporaneo, sul terreno. Mm-hmm. Dal punto di vista pragmatico, pratico, cosa si può dare come speranza agli italiani? Perché noi abbiamo una speranza che non risiede qui,
Io l'altra volta parlavo di un vaccino che è il sangue di Cristo, perché? Perché il vaccino contro il peccato che è eterno, ragazzi, non è questa vita di 70-80 anni, è un'eternità, e quella dovrebbe essere la cosa più importante. Però, mentre siamo qui su questa terra, secondo te, uno che è ansioso, uno che è pauroso, sì, pauroso, sì, pauroso, sì, pauroso. Sì. Come può overcome, non mi viene in italiano, sì, superare questi momenti? Per me, guarda, due sono le cose. Anzi, uno, guardate i numeri, guardate la realtà, proprio guardatela. E quindi io ho iniziato da questo punto di vista. 99% e io e anche Beppo abbiamo preso il Covid e siamo ancora qui grazie al Signore. E non è una malattia, è un virus pericoloso. Conosco pochissima gente comunque che è morta e quindi non, cioè il virus è vero, il virus è vero, però la grazie a Dio più del 99% a tutti i livelli di età sopravvivono. Per cui già questo per me mi dice, ok, non è male, il cancro, ci sono tante altre malattie, o addirittura andare via in macchina, la percentuale di morire in macchina è più alta. Per cui cosa facciamo? Smettiamo di guidare. Quindi, questa è la prima cosa. Poi, per un cristiano, uno dice, ok, morirò. Non so quando, ma morirò. Da lì non scampa nessuno. Nessuno scampa, quindi la morte è certa, ma è una morte fisica. Noi sappiamo che attraverso il Signore Gesù, io qua ho una maglietta che dice Gesù ti ama, Gesù ci ha amato così tanto, Giovanni 3,16, Dio ci ha amato così tanto che ha mandato il suo unico figlio, Gesù, a morire. E colui che apre il suo cuore, e noi l'abbiamo aperto, a lui avremo il potere. E quindi anche questa paura della morte viene rimossa. Non voglio soffrire, nessuno vuole soffrire, nessuno vuole soffrire. Però la sofferenza fa parte della vita. E quindi questo per me è il modo. Io so qual è la mia destinazione finale, che è il paradiso, un posto che è molto migliore di questo. Anche se vivo in Florida, considero uno dei paesi più belli, sì. Magari non come il Tennessee, perché sta no, due migliori, cioè, c'è l'oceano con tanti pesci, per cui è una bella cosa, e lui è le montagne. Io le montagne, facciamo caso. Infatti, 7 mesi fa avevo fatto un messaggio sulla paura, no? e dicevo qualcosa in particolare, che la Bibbia parla di paura più di 600 volte, però 365 volte, quasi una volta al giorno, dice non temere perché io sarò con te. E quella a me dà un senso di pace interiore. Non temere perché? Perché io sono in controllo della giornata, bella brutta che sia, io sono in controllo. E quel senso di pace mi dà una serenità che non vedo in tanti. Quell'ansia che io vedo in tanti, per me è anche mancanza di fede. Che succede? Non sono in controllo della situazione, allora come faccio a fare? È quello che fa venire un senso di ansia. E fare che diciamo, se la fede è qua, la paura è più su, più giù, ma se la tua paura è alta, la tua fede è bassa, insomma, funziona in questo modo, non va passo a passo. E allora la domanda dovrebbe essere, cosa ti controlla, la fede o la paura? No? Esatto. E la domanda è questa, possiamo controllare tutto? No, assolutamente no, però possiamo controllare la nostra attitudine. Non possiamo, noi cerchiamo sempre di controllare tutte le cose esterne, non possiamo, purtroppo no, ma la nostra attitudine è quella che fa la differenza. Quindi posso condividere un versetto da Romani 12:2 che mi ha aiutato tantissimo dal momento iniziato questo giorno, questo viaggio con il Signore, che dice non conformatevi a questo mondo, ma trasformatevi mediante il rinnovamento della vostra mente. E in un periodo come questo dobbiamo rinnovare la nostra mente. Più restiamo davanti al televisore a ascoltare anche quello è un rinnovamento sbagliato. Aprite la Bibbia, yeah. E io vi dico, io vi consiglio sempre, ci sono 31 proverbi, solitamente abbiamo 31 giorni o 30, vabbè, lasciamo perdere febbraio. Leggete un proverbio al giorno, vi dà tanta saggezza, e abbiamo bisogno di saggezza. Il Signore può trasformarci,
solo lui si può trasformare e ci dà quella speranza che, ripeto, viene da lui e solo da lui. E quindi, se avete domande... Stamattina stavo leggendo una scrittura in particolare interessante, che Matteo 10, al versetto 28, dice: e non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella ghiera. Allora, qua ovviamente sta parlando di persecuzione a livello umano, persecuzione fisica, però uno potrebbe anche intenderlo: non ti preoccupare dei virus che possono uccidere questo corpo, perché questo corpo ha una scadenza, che sia il virus, che sia l'incidente, che sia quello che sia, 100% di mortalità ce l'hanno tutti, però attenzione a colui che ti può rubare l'anima. E lì io penso che tutti noi dovremmo focalizzarci, quello ci dà la speranza. Esatto, per cui io un consiglio che darei è: il virus più pericoloso che c'è adesso è la stupidità e l'odio, e queste arrivano da Satana. Quello che arriva dal Signore è fede, amore. E quindi questo, in Romani 12:10, ci dice: amatevi l'uno con l'altro, aiutatevi, incoraggiatevi l'uno con l'altro, invece di praticamente addirittura andare contro l'uno dell'altro. Mi sta succedendo anche nelle chiese, la polarizzazione così forte, esatto, che la gente comincia a odiarsi anche all'interno del corpo. Cioè, non credete che addirittura dici: ma chi siete? Non stiamo dando il buon esempio, è vero. E quindi speriamo di dare un buon esempio, nel senso che veramente le nostre strade sono diverse. Adesso ci troviamo meglio in Messico per un progetto, per qualcun altro magari non vedremo mai la fine di questo, ma sappiamo che qualcuno ne beneficerà, e questo è quello che vogliamo fare. E quando tu fai qualcosa per gli altri, non sei focalizzato su te stesso, e questo è quello che vogliamo incoraggiare tutti. E non pensate sempre a voi stessi, aiutate qualcun altro, starete meglio, ok? Si sentirete meglio, perché è sempre meglio dare che ricevere, ma quando date, ricevete. Grazie, bello. Okay. Ragazzi, noi ci vediamo settimana prossima. Se vi siete sottoscritti, ricordatevi di sottoscrivere, fare il thumb up se vi piace. Se non vi piace, non mettete il thumb up, scherzo. Continuate a mandare i commenti sempre anche su YouTube. Voglio bene, alla prossima. Ciao. Ciao.